Le regole sono fatte per essere infrante. A noi ci piacciono da matti queste belle frasi ad effetto che puoi usare per stupire chi è davanti. Le senti nei film o nelle canzoni e subito ti immagini la situazione in cui anche tu finalmente puoi sfoderarle e prenderti i tuoi 30 secondi di gloria. Le regole sono fatte per essere infrante. No, 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 no. No. No, no. Le regole sono necessarie per la convivenza civile, in famiglia, a scuola, allo stadio. Se vuoi portare a casa dei risultati nella vita, caro mio, devi darti delle regole ed essere disciplinato con te stesso. Pure se vai in discoteca ci sono delle regole da rispettare, altrimenti o ti buttano fuori oppure qualcuno poi si fa male. Le regole sono dei limiti, certo, e i limiti a noi ci fanno sempre un grande problema perché vorremmo essere al di sopra di tutto, come degli dèi nel nostro piccolo mondo. Ma prova a togliere le strisce bianche dalle strade, vedi che casino c'è a Milano in tangenziale nord alle 7:30 di mattina. Pinocchio, conosci la storia, no? Lui e Lucignolo vanno nel paese dei balocchi perché non vogliono più rispettare le regole e si divertono un mondo. Se faccio quello che voglio, dico quello che voglio, abbasso la scuola, più prati, meno preti. Sì, peccato che alla fine diventano tutti asini. Questa quarantena del bene e del male ci ha costretti a misurarci con una marea di regole, decreti, autocertificazioni da compilare, distanze di sicurezza da mantenere. E non è stato facile, ma dopo 2 mesi di lockdown, forse una cosa l'abbiamo capita. Le regole servono per il nostro bene personale e rispettarle è il nostro modo per fare il bene dell'intera società. Le regole esistevano anche prima, però adesso riusciamo a guardarle con più simpatia perché ci rendiamo conto che non possiamo farne a meno se vogliamo continuare ad essere liberi. Non possiamo trasgredirle se vogliamo bene al nostro paese. E questo è il punto. Il segreto per obbedire alle regole è l'amore, non il timore della punizione e nemmeno la paura delle conseguenze. Stando in oratorio mi sono reso conto che il modo migliore per farmi ascoltare dai ragazzi è farmi voler bene da loro. A Don Bosco piace questo elemento. E il momento in cui finalmente imparano ad osservare da soli le regole dell'oratorio è quando se lo prendono a cuore. Insomma, rispettare le regole, quelle buone, è una forma d'amore. Amore che non è solo una questione di sentimento, cioè ti amo finché me la sento, ma è soprattutto una scelta. Una mamma che è già stanca per il lavoro e per i fatti suoi, magari non se la sente di portare da bere al figlioletto che la sveglia nel cuore della notte urlando come una scimmia. Però lo fa perché lo ama, perché sceglie di volergli bene. Amare significa scegliere di dare la vita per l'altro, rinunciando a mettere te stesso al centro per lui, anche se questo significa perderci qualcosa. Non me la sento di portare la mascherina. Ok, però lo faccio perché voglio bene agli altri e al mio paese, per amore. A questo punto la domanda è: come puoi praticamente amare se non te la senti? Cos'è che ti spinge a voler bene a qualcuno o all'Italia quando magari vorresti solo farti i cavoli tuoi? Credo che per riuscire ad amare anche quando non te la senti, devi prima sentirti molto amato. Se c'è qualcuno che ti vuole bene e tu sei certo che quell'amore già ti riempie la vita, allora ce la puoi fare a dare la tua vita per altri, anche se ti costa tanto. E se questo qualcuno è Dio, allora hai la possibilità di amare tantissimo a tua volta. Il posto che Dio ha nella nostra vita, infatti, è quello dell'amore. Avere fede significa proprio sentire su di te l'amore di Dio che ti permette di amare anche quando ti viene difficile farlo. Non significa che puoi amare solo se hai fede, ma se hai fede, hai una marcia in più per amare. Gesù nel Vangelo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se mi amate, prima, osserverete. Dopo. C'è bisogno di amare per prendere sul serio le regole e osservarle, che siano quelle di Dio, dello Stato o della tua famiglia. E se ti senti amato, se magari è proprio la presenza di Dio a riempirti il cuore, allora ce la puoi fare a rispettare volentieri anche le regole che ti pesano di più, perché sai di poter contare su un bene più grande che già ti rende felice.